Buonasera, bentornati a un'altra puntata di Nero su Bianco. Torna a trovarci Alessandro Ghinelli, ben trovato. E qui vedete che però è ben accompagnato questa sera, oltre a Piero Franchini, che ovviamente ritroviamo. Abbiamo il direttore di Confesercenti Mario Chiccaglini, buonasera. Capogruppo del PD Luciano Ralli, benvenuto. E poi ritroviamo anche Franco Dringoli, che fa parte del direttivo di Arezzo in Comune. Buonasera. Allora, tanti temi ovviamente che diciamo cerchiamo di toccare, siamo ormai in dirittura d'arrivo anche per questo anno, quindi quello che accadrà, e intanto abbiamo qui una firma imminente, sindaco, per questi soldi finalmente del bando delle periferie, 17 milioni, quindi la firma a Palazzo Chigi ormai è in dirittura d'arrivo, quindi potranno vedere la luce i famosi progetti, no, che avevate pensato. Finalmente. Promessi da tanto tempo, finalmente sono stati erogati. Lunedì vado a firmare la convenzione a Palazzo Chigi insieme ad altri sindaci di Venezia, di Siena, se non ricordo male, insomma, diciamo, i primi della lista dei riammessi dopo la, diciamo, il taglio che era stato fatto inizialmente, poi la riammissione, e quindi siamo tra i primi, tra i comuni esclusi, e andremo a sottoscrivere questo atto che ci vincola a spendere questi denari per la riqualificazione delle periferie urbane, nel nostro caso prevalentemente quartieri di Pescaiola e Saione. Con quale tempo a questo punto? Il problema è questo, che noi ora abbiamo un tempo, mi pare che siano 60 giorni per presentare i progetti esecutivi, per farseli approvare e poi procedere con le gare per l'affidamento dei lavori, quindi vedremo l'inizio dei lavori nel 2018. Quindi abbastanza in fretta, sono tutte opere abbastanza complesse e impegnative, quindi non so quando riusciremo a vedere il completamento, però insomma comincia un periodo di grandi lavori, diciamo in parte finanziato quindi dal governo, in parte anche da fondi propri dell'amministrazione. Ciao Ragali, c'è stata una nota del PD che dice: dopo 2 anni e mezzo di annunci di opere che sono andati poco al di là dell'ordinaria amministrazione, la Giunta, grazie alle risorse messe in campo da Roma, dovrà muovere dei passi per la riqualificazione della città. Quindi c'è già un giudizio, insomma, abbastanza negativo di questi 2 anni. Usciamo dalla ordinaria amministrazione, effettivamente c'è l'occasione di fare qualcosa di importante, ci sono risorse in campo che doverosamente dobbiamo riconoscere che vengono dal governo, che ha avuto un impegno qualche anno fa, proprio perché la riqualificazione delle periferie è un impegno che, come dire, un obiettivo che non è solo una questione, no, di rimettere in moto anche tutto quello che è l'edilizia, ma anche quello di risolvere alcuni problemi che riguardano la sicurezza, l'ordine pubblico, diciamo quelle situazioni in cui, voglio dire, un miglior decoro della città favorisce la qualità della vita. Quindi noi siamo contenti, abbiamo l'Arezzo da cittadini, non è che aretini, siamo contenti che arrivino, credo che vada riconosciuto, ma questo il sindaco ha fatto volte, di un impegno del governo. Certo, se fosse arrivato quando ce l'aveva promesso inizialmente sarebbe stato meglio, hanno fatto di tutto per ritardare, siamo sotto elezioni ed è evidente la manovra elettorale che è stata fatta con l'erogazione ai comuni. No. Potrei dire però che io ce l'avevo in traccia, sei entrato te, quindi. Però questa amministrazione non aveva vinto il bando, perché le amministrazioni che hanno vinto erano le prime 24, poi c'è stato il governo Renzi che ha allargato le risorse. Ma infatti lo promise prima del referendum dell'anno scorso, un anno fa, disse no, se riammettono tutti così almeno se... perché pensava di vincere il referendum. Sentiamo Franco Dringoli, che lo vedo. Sa bene che il sindaco fa specie, perché dovrebbe veramente ringraziare il governo, perché le cose stanno un po' diversamente. Il governo aveva stanziato 500 milioni. Come stanno? Va bene? Il governo aveva fatto un bando per 500 milioni e il comune d'Arezzo ha partecipato, ma non si è aggiudicato, non è entrato nel bando. È stata una successiva stanziamento del governo, quindi a bando fatto, a bando diciamo di un anno fa. Di più di un anno fa. Ha dato la possibilità anche a comuni esclusi, a tutti, di beneficiarne. Quindi dovrebbe baciare i piedi, insomma, voglio dire, no? Al governo.
Però bisogna dire anche questo, cioè per correttezza, se i soldi fossero arrivati 6 mesi fa, domando io, no? Quale intervento sarebbe partito di quelli del bando? Nessuno. Beh, avevamo 6 mesi in più di tempo per, no, poter fare le progettazioni. Vabbè, ma anche perché in questo periodo non, immagino non sarete mica stati, siccome il governo ha fatto il decreto, vi ha detto un anno fa che eravate ammessi, so per certo che state progettando, ma se fossero arrivati 6 mesi fa non sarebbe partito nessuno degli interventi, perché i progetti esecutivi su questi vari interventi non ce n'è nemmeno uno ancora. Quindi, insomma, vabbè, cerchiamo di dire le cose come stanno. Non ce n'è nemmeno uno. Non avete ancora un progetto esecutivo pronto per partire. Ma quindi se sa? I soldi fossero ma arrivati... Ma cosa ne se... sa Tringoli di questo? Lo so io. Cosa ne sa? Ma io guardo le delibere, lo vedo, e quindi non avete approvato nessun progetto esecutivo. Quindi voglio dire, no, ma la realtà è questa. Se fossero arrivati prima... Ma i progetti arrivano prima, non è che i lavori sarebbero partiti. Quando c'ho i soldi disponibili approvi i progetti, mica prima è. Su che approvo? Su soldi che non ci sono? Non ci siamo capiti. Dico proprio di no, penso proprio di no. Non ci siamo capiti. I progetti si portano avanti anche sulla base di una diciamo, delibera del governo, di una, per un anno sono state chiacchiere. Allora ci troviamo di fronte veramente a un'amministrazione ingrata, perché ha avuto non delle chiacchiere, ha avuto un provvedimento ministeriale. Da lunedì, se quella è una chiacchiera, la convenzione è un'altra cosa. Io fin tanto che non ho la disponibilità del denaro, non posso impegnarmi. Fermo restando che i progetti sono praticamente pronti. Allora, finora che avete approvato dei progetti, eccetera, su questa cosa, avete lavorato inutilmente, perché i progetti sono allora, avanti. Sono progetti, non a livello di appalti. Non sai quello che dici, Trigo, no. Non mi pazienza. Scusa, se mi permetti su questo versante. Sai tutto te. No, lo so, i progetti pronti. Benissimo. Stai facendo confusione fra un progetto allo stadio intermedio e un progetto per appaltare. Ma sai una piccia te dei progetti, abbi pazienza, ma lascia stare. Una piccia, questa arroganza te la lascio, abbi pazienza. Ti dico che se 6 mesi fa arrivavano i soldi, gli interventi ancora non sarebbero partiti. Esatto, Siccome hai detto che colpa del governo che ce l'ha mandato tardi, ti dico che se erano osservati colpa. 6 mesi certo fa. Certo che se l'avevo avuti prima era meglio. Ma se in campagna elettorale parlavate di trovare fondi europei che l'amministrazione precedente non l'aveva trovati. Voglio dire. Si sono trovati manca sto giro. E non l'avete trovati, appunto, quindi siamo contenti come Aretini che si sono fatti. Siamo contenti. O su questo stiamo. Allora, sentiamo Piero. Prima di tutto vorrei ricordare che siamo quasi vicini a Natale, quindi voglio dire, cercare di essere più buoni. Quindi ecco, cerchiamo di fare questi progetti in modo tranquillo, buono, per dire, perché sotto le feste di Natale forse le cose vengono meglio. Insomma, no. Però è chiaro che qui c'è un gioco appunto della politica che riguarda sia la parte destra, la parte sinistra, poi oggi non si capisce più qual è la parte destra, qual è la parte sinistra, che è chiaro che quando capita l'occasione di far vedere sotto le elezioni che se fa qualcosa di buono, è chiaro che ognuno ne ha. È chiaro che ognuno ne ha. No, quindi mi sembra una cosa logica. Ecco, l'importante è che questi soldi vengano spesi bene. Ecco, io penso che il sindaco lunedì si sentirà, cioè, per dire, io lo dico sinceramente, mi prenderebbe un pochino la pelle d'oca, no? Per dire, vado lì a firmare per avere 17 milioni. Io credo che lui, vicino ci sarai, ma forse l'hai visto, mai tutti insieme così, 17 milioni. Ce ne molti di più. Sì, vabbè, ma insomma, cioè, questi sono soldi. È un'erogazione importantissima. Certo. Questi sono soldi, capito? Cioè, nel senso, sono soldi veri questi, insomma, che dico. Allora, e ci sono già appunto, diciamo, i progetti sono quasi ecco. Completati, ovviamente non possono essere portati in delibera fin tanto che non c'è finanziamento erogato completamente, quindi i 60 giorni che ci dà il governo, se si partisse da zero sarebbe impossibile riuscire a presentare i progetti correttamente, e quindi ci siamo avvantaggiati, siamo pronti per fare quello che si deve fare. Allora, sentiamo Mario Caglini, ecco, che attese ha come Confesercenti da questa riqualificazione. Ma io sottolineo che ora bisogna spenderli bene e in fretta, perché naturalmente le opere pubbliche sono importanti, ma naturalmente creano sempre disagio, e abbiamo presente la situazione di Firenze con la tranvia e le difficoltà che genera. Quindi all'amministrazione chiediamo di
di farlo in fretta, di spenderli con rapidità, che naturalmente poi i tempi che obbliga il codice degli appalti eccetera. Noi sottolineiamo il fatto spenderli bene, però con rapidità, bene, sì, bene. certo, fare le opere in fretta. Io sottolineo il fatto che trova soluzione il sottopasso di Via Fiorentina, almeno fra le opere che abbiamo letto nell'intervista oggi sulla Nazione, si risolve un problema antico sollecitato dai commercianti di Via Fiorentina, ma anche l'attraversamento verso Pescaiola del sottopasso ferroviario. Sono due opere secondo noi assai significative, quindi ci guardiamo con speranza e speriamo di farle in fretta. Ecco, ecco le priorità quali saranno? Ma ci sono queste due opere, sì, che ha citato Checcaglini, che sono tra le più importanti e anche, devo dire, tra le più complicate da realizzare, quindi saranno le prime a partire, soprattutto il sottopasso, il raddoppio del sottopasso di via Baldaccio d'Anghiari, che risolve un nodo di traffico molto importante e che ci vede impegnati insieme a RFI, quindi il problema sarà quello di riuscire a coordinare la nostra volontà di andare avanti speditamente con il coordinamento con un ente che non dipende dal Comune di Arezzo, col quale esiste già un accordo, ma che sostanzialmente ci deve poi autorizzare progressivamente a smontare una parte del rilevato, a passargli sotto. Quindi insomma, sarà l'opera più complessa di tutte, non che il sottopasso di diciamo l'eliminazione del semaforo di via Fiorentina non sia semplice, perché anche lì si tratta di fare un sottopasso, una rotatoria diciamo a quota strada, però insomma si lavora su terreno nostro con diciamo un progetto completo nel quale dipende tutto e soltanto dall'amministrazione. Allora, in questi giorni proprio Mario Caglini con Confesercenti ha sottoposto il problema della sicurezza. Vediamo uno degli ultimi assalti che c'è stato in questi giorni. Stanno prendendo d'assalto tutte le aziende, una per una. Ladri nuovamente in azione in via Gobetti ad Arezzo, dopo l'assalto ad un'azienda orafa della scorsa settimana, con un bottino da decine di migliaia di euro, questa volta nelle mire dei malviventi, la sede di un'azienda produttrice di caffè che si trova proprio a qualche metro di distanza. Il colpo è stato messo a segno nella notte tra domenica e lunedì attorno a mezzanotte. La banda, una volta entrata, dopo aver forzato l'ingresso, ha messo fuori uso delle telecamere di video sorveglianza, che comunque sono riuscita ad immortalare le loro sagome, 3 o 4 persone ovviamente a volto coperto. La mattina abbiamo trovato una devastazione completa di tutti gli uffici, soprattutto l'amministrazione, e hanno preso la cassaforte dove però c'erano solo documenti e è stata forzata, proprio aperta, e probabilmente in un martello pneumatico. Un bottino dunque quasi nullo, ingenti invece i danni. Ritrovarsi in questo stato tutta a soqquadro non è piacevole, e poi insomma sono danni economici che era meglio non subire. La polizia sta portando avanti le indagini, si cercano possibili collegamenti tra questo furto e quello della settimana scorsa, ma anche con gli altri episodi che hanno interessato le aziende orafe aretine, una decina in meno di 2 mesi tra attentati e consumati che ovviamente riportano nel terrore l'intera categoria. Il consiglio è sempre lo stesso, chiaramente di stare attenti, di tenere la guardia alta e di fare il passaparola, di comunicare tra di noi come abbiamo sempre fatto, soprattutto nel passato quando il pericolo era ancora più forte di adesso. Come Confesercenti voi, ecco, avete chiesto più pattuglie, le telecamere, no? Le solite cose, c'è una percezione sempre più diffusa, sempre più importante di insicurezza da parte degli operatori, e quindi vogliono vedere giustamente il personale sulle strade, gli operatori della giustizia impegnati nelle cose che sono normali, quindi i presidi dei territori. Noi abbiamo sperimentato una cosa su Saione, che è stato un WhatsApp tra gli operatori, con la partecipazione peraltro anche del comandante della Polizia Municipale, e ha rassicurato molto, c'è stato uno scambio di informazioni e che ha consentito di creare tra gli operatori quella solidarietà che poi è anche sicurezza. Quindi sono questioni importanti, ci stiamo dando da fare tutti. Io credo che al sindaco chiediamo insomma che sulle telecamere si faccia un passo avanti deciso, insomma quel progetto che ci è stato illustrato deve andare avanti. Io non so che punto è la situazione, ma sarebbe davvero importante che si vedano insomma telecamere in giro più di quelle che ci sono,
si realizzi anche dove non ci sono, insomma, naturalmente. Allora, la risposta dopo la pubblicità. Siamo tornati, stiamo parlando di sicurezza, c'era una richiesta di Confesercenti, no, di accelerare sulle telecamere. Sì, dunque le telecamere ormai anche questa è una pratica che è in dirittura d'arrivo. Devo dire che ha avuto un iter abbastanza lungo e travagliato, perché ci sono stati più di un interpello da parte nostra alle varie authority, sia quella per la privacy, che anche altri sulla corretta tenuta degli appalti pubblici. Perché? Perché noi acquisteremo delle telecamere attraverso un gestore esterno che poi le rivenderà ai cittadini. Ora questa rivendita, questo doppio passaggio presenta delle criticità da un punto di vista della legittimità. Siamo venuti a capo anche di questo, quindi credo che col prossimo anno partirà la gara per l'acquisto delle telecamere e per la fornitura del servizio ai cittadini. In regime di concorrenza, perché il tema era quello, cioè no, il garante per il rispetto delle norme sulla concorrenza aveva posto delle difficoltà che adesso sono state superate, quindi siamo arrivati anche a questa fase e quindi sì, credo che sarà facilissimo di qui in avanti poter acquistare una telecamera e metterla nella parte di resede, sempre spazio pubblico deve trattarsi, ma sulla quale il cittadino privato o l'esercente intende mettere a punto la sua attenzione. C'è una novità in più, cioè non soltanto una videosorveglianza passiva, ma si sta pensando, e per questo anche che il tipo di telecamera che verrà messo a base di gara di avere certe caratteristiche, di utilizzare poi le immagini che vengono prese da queste telecamere attraverso un sistema che analizza l'immagine e verifica se in quella serie di immagini, perché poi sono filmati, avvengono fatti che possono essere riferiti a un cambiamento critico della situazione. Cioè io faccio vedere il portone di casa, no? Inquadro il portone di casa. Al portone di casa arriva gente, entra con la chiave, entra e esce. La telecamera deve prendere questo, ma non necessariamente evidenziarlo a un terzo soggetto. Ma se vede qualche cosa che rappresenta un'accelerazione, una velocità, un'anomalia, allora accende quella telecamera in una sala operativa. L'immagine di quella telecamera è una sala operativa, quindi diventa una sorveglianza non più passiva ma attiva, in modo tale da dare una assistenza, ripeto, non solo a posteriori, ma anche mentre un fatto criminoso eventualmente sta avvenendo. Questo per consentire un intervento più rapido, e tutto questo passa attraverso un software molto complesso che stiamo studiando in questo momento se acquistare, a che prezzi e da chi. Dunque io, ecco, questa è la prima fase, appunto, quella dell'installazione delle telecamere, che però è una cosa che si fa, però diventa monca. Perché? Perché probabilmente dopo, una volta che si è arrestato il soggetto, ci sono le nostre leggi che purtroppo sono così all'acqua delle rose, perché chiaramente magari certe volte si è sentito dire che chi è arrestato non ha fatto tempo nemmeno a fare il verbale, che già chi era stato arrestato è già fuori. Quindi oltre che a quello, io so che l'amministrazione comunale su questo potrà far poco, ma ecco, qui è una cosa che si raccomanda da tanti anni da parte delle associazioni, che purtroppo queste leggi sono, non si capisce, perché tutti, io lo sento, come lo sentirete anche voi, la gente che è arrabbiata su queste cose, perché non ci sono pene, non ci sono, quindi uno va, tanto sanno che loro vanno a rubare, perché tanto è inutile. L'avete visto il disprezzo delle telecamere ultimamente? È successo proprio che si fanno vedere da casa nel negozio di Angelo Rossi, per dire, loro sono stati davanti alle telecamere, così avete scoperto, proprio perché tanto non gliene frega niente, perché tanto sanno che non gli fanno niente, quindi il giorno dopo sono fuori un'altra volta. Quindi ecco, questo voglio dire, da parte del PD, da parte dei partiti, doveva essere un pochino una cosa che doveva essere presa in carico, perché da tanto che si parla che queste leggi sono così, un pochino. Allora, voglio sentire Luciano Galli e Franco Dringoli se sulla sicurezza l'amministrazione di Alessandro Ghinelli ha tradito le attese o no? Ma il tema della sicurezza è un tema importante e complesso. In campagna elettorale sembrava che bastasse che l'amministrazione diventasse di centrodestra e il problema della sicurezza era risolto. I fatti dicono il contrario. Credo che un impegno di questa amministrazione
ci sia e continui, ma la situazione va continuamente, come dire, implementata, proprio anche dal punto di vista delle risorse, investire in questo settore. Io invito anche a coglierne non soltanto l'aspetto repressivo di cui si parla e che comprendo e che ci deve essere, ma anche quello preventivo, su cui, voglio dire, anche l'amministrazione comunale deve lavorare. Poi il tema delle sanzioni, il tema, certo, è un tema nazionale, io direi però che il problema della sicurezza è un tema ormai internazionale, voglio dire. Ora, lei mi parla ovviamente del Partito Democratico, io potrei dire che l'Italia dal punto di vista, insomma, della sicurezza forse è uno dei paesi, non so se tra i meno sicuri o tra i più sicuri in campo internazionale. Franco Dringoli? Sostanzialmente concordo, nel senso che sono state fatte delle promesse anche vendendo un ruolo che non è, su cui il Comune ha delle armi spuntate, e quindi sono state create delle attese che poi chiaramente sono state smentite da fatti, perché continuano gli episodi, continuano fenomeni anche di degrado urbano, non c'è giorno che anche la stampa locale metta in evidenza queste situazioni che continuano. Quindi indubbiamente un maggior controllo del territorio, il Comune ha un ruolo di stimolatore anche di tutto quello che è il coordinamento del presidio da parte delle forze dell'ordine. Qui sottolineo la necessità di una maggiore collaborazione istituzionale, che mi sembra che anche nei rapporti fra Comune, Prefettura eccetera ci siano state recentemente delle distonie, insomma, ecco. La cosa invece appunto va agito sul piano di presidio del territorio, ma anche su un piano di favorire come dire, la prevenzione e favorire anche su Saione, per esempio. Saione è un quartiere critico, lo sappiamo tutti, perché c'è la più alta concentrazione di presenza straniera, però non possiamo fare di Saione un quartiere appunto che viene denigrato quotidianamente. Saione è anche un quartiere dove ci sono tante risorse positive, tante associazioni. Io ho assistito a una riunione affollatissima del comitato di cittadini di Saione, dove evidentemente si lamentavano che nessuno dell'amministrazione era venuto, nonostante avessero ripetutamente invitato. E lì avevano fatto un questionario fra i cittadini dove venivano indicate effettivamente le criticità, aspetti positivi e aspetti negativi, su quali effettivamente c'è da lavorare. Però per esempio con le varie associazioni hanno promosso la festa in Piazza Zucchi, momenti anche di integrazione, di convivere insieme. Quindi ci sono, è un quartiere che ha delle energie, non va solo denigrato. Dopodiché c'è chiaramente la necessità di un presidio maggiore da parte di non sulle forze dell'ordine, che non può essere un fatto episodico, ci deve essere comunque anche un'azione positiva dell'amministrazione nel rapporto con le associazioni, con i cittadini, con le comunità straniere che esistono in quella realtà, cosa che è mancata, insomma, in questi anni. Sindaco? Allora, tanto per chiarire un paio di punti, la distonia tra la prefettura e il comune, come sostiene Franco Dringoli, non c'è, tant'è vero che all'assemblea dei cittadini di Saione che hanno presentato i risultati del questionario, abbiamo concordato proprio con il prefetto di non andare e invece di ricevere una rappresentanza degli abitanti di Saione che insieme a noi hanno commentato i risultati di questo questionario, al punto che da quelle risposte sono state nucleate da parte di questi rappresentanti alcune richieste chiave sulle quali c'è stata fatta una richiesta precisa e alla quale viene data risposta in perfetto accordo tra prefettura e comune. Tra l'altro voglio anche ricordare che dopo la brutta fatto di cronaca che è avvenuto il 14 di agosto scorso, la mega rissa con 40 persone, proprio in quell'occasione la prefettura si è confrontata con l'amministrazione comunale e su devo dire richiesta del sottoscritto, alla quale però il prefetto ha aderito immediatamente, è stata attivata la richiesta di reparti speciali che hanno cominciato a frequentare alcune strade di Saione, non tutto il quartiere, ma dove c'era effettivamente una maggior concentrazione non soltanto di
di stranieri, usiamo questo termine generico, ma soprattutto di quella parte di loro che ha cominciato a delinquere, perché dobbiamo ricordare anche che c'è stata un'escalation dei comportamenti, perché la popolazione straniera residente ad Arezzo in gran parte è pacifica e produttiva, ci sono famiglie di varie etnie che stanno da noi ormai da 15-20 anni, che hanno figli che sono nati qui, che studiano qui e quindi sono perfettamente integrate nel nostro tessuto sociale. Ce ne sono altri che invece hanno preso altre strade, hanno cominciato a delinquere e se ne vedono oggi gli effetti, in termini di spaccio di droga, in termini di abuso di alcol, tra le altre cose, in quella rissa molti avevano bottiglie in mano, spaccate, quindi è un tema che è stato affrontato e secondo me anche con la dovuta diligenza, perché fenomeni di violenza come quelli non si sono più ripetuti. Certo, la guardia non va abbassata e qui vengo all'altro tema molto più ora non che questo non lo sia, ma secondo me molto più grave, che è quello della delinquenza non comune ma organizzata, a cui faceva riferimento Franchini. Il panorama legislativo italiano è figlio di questa Repubblica. Lascia perdere Partito Democratico o Forza Italia, non c'entra nulla. C'entra il fatto che il nostro Parlamento da sempre interpreta un sentimento tutto italiano di grande garanzia nei confronti del cittadino. Per cui il pacchetto normativo esiste. Del cittadino che viene, ciccio mio, fin tanto che non è stato giudicato lui è un cittadino che è stato preso con le mani nella marmellata, ma fin tanto che non c'è una sentenza esecutiva a suo carico non è perseguibile oltre certi limiti, cioè c'è un'effettiva garanzia dell'imputato. Io lo so anche perché sono figlio di un avvocato, mio padre me l'ha sempre raccontato, che la garanzia che viene posta nei confronti del malvivente è massima, proprio perché non si vuole arrivare a essere eccessivamente penalizzanti. Ora questo purtroppo oggi lo stiamo pagando in termini di sicurezza, quindi la modifica diciamo di alcuni, non principi, ma insomma un modo di legiferare che è sempre molto garantista nei confronti dell'imputato, secondo me deve trovare una risoluzione e non può che trovarla a livello parlamentare. Il secondo tema che riguarda quello che tu dicevi è il decreto svuota carceri, cioè si è depenalizzato tantissimo perché non ci sono più carceri per accogliere tutti questi delinquenti e anche questo è un problema dell'intera società italiana. È evidente che chi si presenterà alle elezioni della prossima primavera deve dare delle chiare indicazioni su come intende affrontare il tema delinquenza, perché è il tema più importante e più critico. Il fatto poi che l'Italia sia forse più sicura di altre nazioni e lo ha dimostrato la pratica totale assenza di attentati di marca medio orientale per un verso o nordafricana dall'altro, deriva dal fatto che la nostra politica estera da sempre è stata improntata a una apertura nei confronti di questi sistemi politici. Diamoci anche atto di questo, il che ha comportato che a oggi noi siamo indenni da certi tipi di attentati, li paghiamo in altra maniera. Si era parlato di alcuni presidi. Il controllo del territorio in Italia è superiore che in altre nazioni. Anche perché eravamo, diciamo, in qualche modo abituati un po' a terrorismo, diciamo, di altra natura. Sì. Certo. Si era parlato di presidi fissi, tipo di un ritorno fisso a Saione della Polizia Municipale. Io sto cercando, si è chiuso proprio l'altro giorno, ancora non ho visto le offerte, io ho fatto una richiesta pubblica di indicazione di immobili che ci possano consentire di spostare la caserma della Polizia Municipale in centro e in particolare se possibile nella zona di spostarla da dove adesso in via Sette Ponti. Questo per due motivi: uno perché comunque lì siamo in affitto e comunque è una sede lontana, cioè gli uomini per montare i servizi devono prendere un mezzo, venire in centro, parcheggiarlo, spesso suscitando l'ira dei cittadini perché per far presto magari lasciare la macchina in un posto dove non si potrebbe lasciare e poi comunque perdono tempo, c'è sempre quel quarto d'ora, 20 minuti di spostamento parassita rispetto all'effettiva entrata in servizio. Mentre la caserma messa esattamente dove si può cominciare a servire la città a piedi uscendo dalla caserma con le pattuglie dà tutta un'altra immagine, ma soprattutto dà tutta un'altra efficienza. Quindi, un'altra sicurezza. È un'altra sicurezza. Si dica adesso di andare a cercare una nuova sede della Polizia Municipale andando a comprare dei locali quando il Comune ha dei locali disponibili in centro da poter riutilizzare. Cioè qui il Comune ha messo un avviso per ricercare due immobili. Uno per l'archivio,
comunale, all'archivio storico, su cui effettivamente viene pagato un affitto ai privati. Lì c'era un progetto che è stato completamente annullato di poter sanare questa cosa. L'altra è quella della Polizia Municipale, quindi 1,3 milioni per la sede della Polizia Municipale, non so come si è fatta a stimare questa cifra, comunque vabbè, c'è nel piano visto, e 1,1 milioni per l'archivio. Ci sono i locali della manutenzione di via Tagliamento dove appunto avevamo previsto di poter portare attività e funzioni, quindi francamente mi sembra una spesa sbagliata, perché il comune ha dei locali, perché deve andare a comprare degli ambienti da privati? Cioè, poi a Saione, cioè, non è facile invece trovare degli spazi adeguati con la manutenzione, l'area logistica della manutenzione è sempre il quartiere di Saione. Siamo a due passi dal centro, ci sono spazi per i parcheggi, francamente non capisco perché andare a dare soldi ai privati, a cercare... Dunque, è molto semplice, perché la zona della manutenzione in via Tagliamento, che è piuttosto ampia e grande, è ormai dentro il tessuto urbano della città, gli è stato costruito intorno da più parti. E secondo me poco si confà ad una, ad uno sviluppo delle attività pubbliche legate sostanzialmente a manutenzione, quindi con movimentazione di mezzi e anche alla caserma della Polizia Municipale, o perlomeno se fosse solo la caserma della Polizia Municipale come localizzazione andrebbe anche benissimo, ma tutto quello che c'è stato messo dentro negli ultimi anni lo rende un'isola, secondo me, che non è correttamente collocata. Gli uffici comunali e in particolare quelli delle opere pubbliche e della manutenzione come uffici possono trovare tranquillamente allocazione da altra parte in città, sempre in locali dell'amministrazione, e tutta quell'area secondo me ha necessità di una riqualificazione soprattutto di tipo edilizio, cioè è destinata in un futuro a diventare zona di espansione edilizia soprattutto a, con regime residenziale e commerciale. È un'area appetibile, molto appetibile. La Polizia Municipale però, volevo ricordare questo, è sempre gravitata nella zona di Saione, perché inizialmente stava addirittura di là dalla ferrovia in via Mecenate, in una parallela di via Mecenate più vicina alla ferrovia, poi da lì si spostò in via Guelfa. È solo l'amministrazione di cui ha fatto parte l'assessore, quello che era alla volta l'assessore Tringoli, che l'ha spostata in maniera eccentrica sulla Sette Ponti. Secondo me è venuto il momento di riportarla verso il centro, perché può svolgere un servizio molto migliore lì che non dove si trova adesso. Pubblicità. Eccoci tornati, torniamo un attimo a parlare del centro storico, a parte questi progetti che avete presentato in questi giorni sulla trasparenza e anche l'edilizia di qualità nel centro storico, si è parlato in questi giorni anche di un qualcosa, che potrebbe, un altro progetto riguardante, non so se chiamarlo divieto, poi lo spieghiamo, di apertura di nuove attività commerciali. Si è fatto ad esempio appunto il tema del kebab, che non potrebbe più sorgere un'attività che vende ad esempio kebab nel centro storico. C'è stata anche qualche reazione ironica che adesso vediamo in questo servizio, e poi la risposta che il sindaco aveva dato proprio in una domanda che era stata fatta a margine di una conferenza stampa. Sentiamo un attimo. Riprendendo la grafica del gruppo di Ora Ghinelli, è Tito Anni Suzamman, presidente dell'Associazione Bangladesh di Arezzo, ad intervenire peraltro satiricamente sulla delibera comunale che sta per essere approvata. Niente negozi di kebab nel perimetro del centro storico di Arezzo, quelli nuovi si intende. È una delle prerogative del regolamento per la tutela del centro storico, che da qui a pochi giorni potrebbe andare al voto in consiglio comunale ad Arezzo. I mini market potranno continuare ad aprire, ma soltanto nella zona 2, il resto del centro storico. Mai però sotto una certa superficie e comunque con prevalenza assoluta di prodotti italiani, specie sul fresco. È non tanto una stretta quanto una ridefinizione di quelli che vogliamo che siano gli scopi, gli obiettivi degli esercizi commerciali dentro il centro storico. Quindi un legame alla storia, alla tradizione e alla fruibilità a vasto spettro di esercizi commerciali. Quindi c'è una stretta, per modo di dire, c'è una miglior definizione del contesto nel quale un esercizio commerciale viene aperto o ne viene prolungata l'attività. Cosa ne pensa Confesercenti? Io credo, come ha fatto Firenze, sia normale tutelare i nostri centri storici. A mio parere si tratta di caratterizzare i nostri centri storici con i prodotti tipici del nostro territorio, se vogliamo anche dare una visione, una risposta turistica. Perciò l'ha fatto Firenze, lo stanno facendo molti centri storici, è anche giusto che
lo faccia Arezzo, è necessario forse. Ora qui si tratta di vedere poi nello specifico la delibera che cosa dirà, però ecco, credo che nei centri storici dovremmo insistere con i prodotti locali, mi sembra. I nostri panini con la porchetta, insomma. Mi sembra, ma perché diamo una visione di un certo tipo, altrimenti io ritengo, come nel caso di Firenze era il McDonald's, mi pare. Si tratta di rendere tutti questi centri storici uguali l'uno all'altro con prodotti, etichette internazionali, credo che si snaturi. Poi, chiaro, se dovesse essere solo il kebab in quanto tale potrebbe apparire come un qualche cosa che discrimina, ma non credo che riguardi solo i kebab, credo che riguardi una serie di etichette che non hanno a che fare con i prodotti tipici locali, no? Spero sì. Infatti, se ad esempio McDonald's volesse aprire, cioè, no. Il tema è questo: qualificare il centro storico come centro storico di una città della Toscana meridionale, e quindi che ha una tradizione anche dal punto di vista alimentare, per cui ancorata ai prodotti locali che vanno privilegiati rispetto agli altri, ma soprattutto la cosa più importante di tutte è le condizioni nelle quali si esercisce il punto vendita, che devono essere veramente uguali per tutti, quindi le restrizioni che si hanno normalmente per esercizi ordinari vanno estese a tutti, cioè la vendita speditiva di bevande o di panini o quello che sia deve essere fatta comunque con tutto quel sistema di garanzie di superfici che sono obbligatorie per altri tipi di esercizio, quindi è un modo di rimettere la palla al centro. Tra l'altro ricordava che Caglini Firenze è molto più restrittivo di Arezzo il regolamento, noi su certe cose abbiamo smussato abbastanza, ma l'intendimento è quello di migliorare la qualità del centro storico anche per quello che attiene diciamo così, il fast food che vorrei che fosse italiano. Il PD voterà contro o a favore se quando arriverà in consiglio questa cosa? Appunto, questa delibera è stata messa all'ordine del giorno per martedì 19, quindi è stata fornita oggi, quindi diciamo, i dettagli dobbiamo vedere e studiare la delibera. Sul problema della tutela del centro storico e la qualità del centro storico, una città che avrebbe, diciamo, prima o poi l'ambizione di essere una città turistica, credo che è un regolamento che dobbiamo adottare. Poi però i dettagli, questo ci riserviamo di vederli naturalmente. Franco Dringoli? Ma appunto non si conoscono i dettagli di questo regolamento, quindi mi sembra che sia ancora stato fatto un po'. Probabilmente ha fatto un percorso interno con qualche associazione di categoria, ma non è stato portato al dibattito cittadino, insomma, ancora. Quindi, ecco, però è evidente che bisogna fare su questo tema di valorizzazione e di promozione di un'identità, di un centro storico, un ragionamento complessivo, tipicità certo del settore agroalimentare, ma tipicità anche dell'artigianale che si è andato un po' vedendo, e quindi sarebbe anche importante sollecitare il ritorno di attività artigianali tipiche in un centro storico. Quindi è un ragionamento a più ampio raggio, dove sono anche qui ci sono incentivi che vanno in questa direzione, perché non è solo un elemento normativo di divieti che può funzionare, insomma, per una valorizzazione di un'identità storica. Quindi io ricordo chiaramente sui progetti su cui è stato lavorato il discorso delle botteghe dell'oro via Bicchieraia, dei laboratori, il museo dell'oro al Palazzo di Fraternita, gli antichi mestieri in via Pellicceria, cioè cercare di riportare nel nostro centro, negli spazi che ci sono, ovviamente anche attività di appunto che danno un'identità. E poi c'è anche un tema chiaramente di omogeneità, cioè questo vabbè, fa parte del regolamento edilizio, le vetrine dei negozi, gli aspetti esterni, non si può invadere lo spazio pubblico, anche questo bisognerebbe dirlo, insomma, perché a volte si invade anche lo spazio pubblico, io dico ai commercianti, perché insomma ci bene che non è che si può portare tutto in alcuni episodi, insomma, in alcuni casi ci sono. Detto questo, no, voglio fascisti. Sì, vabbè, nel senso le leggi Vasari, insomma, bisognerebbe che fossero un pochino più fruibili, insomma, probabilmente dai turisti, anziché. Però insomma, detto questo, insomma, ecco, il kebab ora non facciamo, non prendiamo l'elemento, cioè, è evidente che se in una parte del centro, diciamo che non è la parte di
Piazza Grande, insomma, ma c'è una vendita, cioè, non vedo un elemento di particolare scandalo. L'elemento è che ci sia la tipicità, quindi sono due cose che devono, cioè, è quello da, c'è la valorizzazione che va promossa parecchio, insomma, quindi con degli incentivi, con un'azione positiva su vari versanti. Visto che si parla, dicevo proprio al volo, c'è la commissione Sagre, so che è al lavoro forse anche per rivedere il regolamento? Ma se ne sta occupando l'assessore Comanducci, non so se ci sono novità all'orizzonte. Diciamo che anche quella è stata un'operazione di come dire, chiarificazione nei confronti dei diritti e dei doveri di tutti, cioè fare della concorrenza agli esercizi in sede fissa attraverso le sagre, che specialmente nel periodo estivo danno grande disponibilità di tavoli, devo dire anche nemmeno a prezzi eccessivamente ridotti, è stata regolamentata, cioè si è voluto dare anche lì il concetto della tipicità, e quindi la sagra della pappardella alla lepre, ben che se mangi la pappardella alla lepre, certo con qualcosa in più per farci una cena completa, ma non puoi metterti a fare tutto quello che è refezione, perché altrimenti fai il ristorante. Vorrei dire, nel tema delle sagre, che forse ci ha portato più opposizione che consensi, che comunque anche questo dimostra la volontà di questa amministrazione, i problemi non di aggirarli, ma di affrontarli, nel modo migliore ovviamente, ponendo il tema in maniera completa e compiuta, però di affrontarli e non di metterli da una parte, come purtroppo è avvenuto per anni. Mi sembra che le sagre nel nostro territorio hanno un valore importante anche sul piano sociale. Voglio dire, teniamo conto poi anche che tramite, voglio dire, le sagre si mandano avanti delle realtà, delle associazioni sportive, in realtà sono tutti soldi che ricadono nel nostro territorio. Allora, altrettanto rigore lo vorrei anche per una serie di iniziative invece di mercatini, di soggetti commerciali che vengono da fuori e che poi portano i soldi fuori Arezzo, insomma, ecco, quindi regole ci devono essere, ma non solo, voglio dire, ci devono essere regole per tutti, tenendo conto anche della complessità anche dei vari soggetti in campo. Credo che il nostro territorio, è un territorio in cui l'associazionismo è forte, c'è un'attenzione a tutto il mondo delle sagre, voglio dire, è importante. Credo che un regolamento come era iniziato è stato tutti insieme, è stato un pochino in qualche modo, però rispetto allo spirito con cui era partita l'amministrazione, credo che siamo arrivati a un equilibrio migliore, insomma, ecco, rispetto a come era partita. E noi abbiamo su questo dato un significativo contributo. Allora, dopo parleremo anche di cultura e turismo in conclusione, però c'è stata una battuta sulla sanità, la vorrei fare, perché no, c'è stato questo risultato comunque ottenuto da Arezzo per quanto riguarda una sorta di autonomia rispetto all'accorpamento che era stato fatto a livello distrettuale. No? Ma diciamo che si è tornati da dove si era partiti, perché l'assessore Saccardi, la prima volta che aveva enucleato la sua visione delle nuove zone distretto, aveva proposto Arezzo da sola, come era logico che fosse, e Casentino e Valtiberina insieme. Poi, per una serie di pressioni da parte di alcuni sindaci e di una non so meglio quale entità astratta, comunque sta di fatto che a un certo punto la proposta dell'assessore Saccardi è stata quella di rimettere tutti insieme, creando questa enorme zona distretto da quasi 200.000 assistiti, che francamente aveva poco senso. Tra l'altro io mi trovo nella scomodissima posizione di essere il presidente della conferenza dei sindaci e della conferenza dei sindaci integrata, che da subito si è trovata nelle difficoltà di riuscire a votare un regolamento, perché c'erano istanze centripeti da una parte, dall'altra, e quindi si è andata avanti a spizzichi e bocconi, fin tanto che l'assessore si è convinta, devo dire su istanza di chi vi sta parlando, ma si è convinta, quindi poi il merito è il suo, di rimettere le cose come stavano, cioè Arezzo c'ha 130.000 assistiti, la soglia minima che era stata data di accettabilità di numero di utenze, se non sbaglio, era 60.000, quindi noi siamo al doppio.
doppio e quindi andava benissimo che Arezzo rimanesse da sola. Tra l'altro questa non è un'opinione di Alessandro Ghinelli, sindaco di Arezzo, è un'opinione di tutti e cinque i sindaci che compongono la zona distretto ex zona 8, quindi siamo tutti d'accordo. Si sono scritte 3 lettere alla Saccardi pregandola di ritornare sui propri passi e di rendere Arezzo autonoma rispetto alle 2 realtà, Valtiberina e Casentino, che lei ha inteso mettere insieme. C'è stata una lettera di tutti i sindaci della Valtiberina e del Casentino meno uno che hanno chiesto che fossero disaccoppiati rispetto ad Arezzo, e quindi il giusto risultato alla fine è arrivato. Io ho esultato perché mi pareva che fosse giusto essere contenti di ritornare a un sistema molto più gestibile rispetto a quello di tutti. Questo è il tema, cioè, è anche ovviamente materia di Luciano Gatti. No, io non sono un appassionato delle architetture organizzative, nel senso che valuto principalmente i servizi che vengono erogati, quindi credo che al cittadino, a tutti noi, interessi i servizi che vengono erogati indipendentemente dalla modalità organizzativa. Proprio in questa sede, alcuni mesi fa, voglio dire, in qualche modo sollevavo delle questioni, per esempio su alcune lunghezze di liste d'attesa, eccetera. Ora, voglio dire, abbiamo dei dati migliori, come riesce a fare l'azienda è un problema dell'azienda, quindi a noi interessa questo. Su questo devo dire che qualche volta abbiamo anche, tra virgolette, vicariato il sindaco su questo, insomma, sì. Ecco. Nel senso ci abbiamo messo del nostro, posso aggiungere, e la difesa dei livelli di assistenza della nostra realtà, della nostra comunità. Te la vedi giustamente e prevalentemente da un punto di vista di assistenza sanitaria, e quello che sostieni è corretto. Però il vero tema in questo accorpamento era la disparità di trattamento delle 2 vallate con Arezzo per quello che riguarda invece il socio assistenziale, perché il livello di copertura retina è molto più elevato e molto più di qualità e anche molto più costoso rispetto a quello della Valtiberina e del Casentino, e quindi il rimettere tutto insieme significava necessariamente o elevare, ma facendolo costare di più, il livello assistenziale di Casentino e Valtiberina, o abbassare il nostro, e su questo io ho messo lo sbarramento della zona retina, non si parla di elevare un euro. E già qui sono nate le prime discussioni, perché è ovvio che dice: ma no, si deve essere serviti tutti allo stesso modo se si è nella stessa zona distretto. Ecco che tradizioni, storie, impegni anche politici diversi che ci derivano da una tradizione che non è certamente di centrodestra, ma che avete perpetrato voi per anni correttamente, che noi abbiamo ereditato, e facciamo baluardo perché rimanga efficiente. Ed ecco perché si è chiesto il disaccoppiamento e l'abbiamo ottenuto. Pubblicità. Eccoci tornati, e allora siamo anche in periodo natalizio. Vediamo come è andato anche lo scorso weekend con Greta Settimelli, che si è imbattuta in diversi turisti. Vediamo un attimo. Excuse me, can I ask you where are you from? I'm from Portugal. Why do you choose Arezzo or Tuscany? Because I love Tuscany, and because I did some, my friend here is from Florence, she lives in Florence, and I did some research and saw that Arezzo had a wonderful Christmas market. Noi veniamo da Roma, però siamo a Casinò del Lago, c'è la suocera. Siamo venuti altre volte, però d'estate, mai d'inverno, quindi veramente la trovo molto molto bella. Sta gente, quindi benissimo. Da Pisa. Da Pisa. Con accento romano però, sì. Esatto. Sì, abitiamo vicino Pisa. Come mai avete scelto questa meta? Perché i mercatini qui sono eccezionali, li abbiamo trovati in rete e credo che sia veramente un momento importante anche per la famiglia. Da dove arrivate? Pavia, vicino Pavia. Com'è questa città? Che giudizio date? Io è la prima volta che vengo, però è molto bella. È una bella città veramente. Per uno che capisce, che gli piace.
tanti dialetti che si sentono parlare qui in Piazza Grande ad Arezzo, una piazza grande davvero che brulica di turisti per questo weekend dell'Immacolata, un weekend che sta regalando numeri importanti alla città di Arezzo, tante le iniziative dal Festival dei Madonnari a tutte le iniziative in fortezza con insomma dedicate soprattutto ai più piccoli e ovviamente le bellissime luminarie che quest'anno davvero incantano tutti coloro che arrivano ad Arezzo. Tra l'altro, per quanto riguarda l'accesso alla casa di Babbo Natale, quindi al Palazzo di Fraternita, grazie ad una segnalazione proprio raccolta dalla nostra redazione, è stata apposta una pedana, quindi per facilitare l'ingresso delle persone disabili o anche delle mamme che magari hanno semplicemente un passeggino al seguito. Quindi insomma non rimane che vivere al meglio questo weekend dell'Immacolata ad Arezzo, città del Natale. Allora, sono turisti anche loro perché loro vengono da Giovi. Sì, sì. Li possiamo definire turisti? Tecnicamente sì, turisti a chilometro zero, insomma. Come sono questi mercatini? Vedo che è gradito. Sì, non è per niente male, anzi, la qualità c'è. Allora noi chiudiamo da qui il nostro servizio da Piazza Grande, avete sentito tanti dialetti, tra cui anche, perché no, quello aretino, per godersi questa città del Natale. Allora, c'è un riconoscimento abbastanza unanime, no, sui risultati a livello di afflussi delle tutte le varie iniziative, ecco, che sono state... Ma effettivamente io sono molto contento di quello che è avvenuto a Arezzo in questo fine settimana lungo, quello dell'Immacolata, ma anche quello precedente era stato assolutamente pienissimo di turisti, quindi le iniziative hanno trovato il favore dei frequentatori di questa città e devo dire che questa è un'iniziativa secondo me che va ripetuta negli anni, perché per riuscire a portare turisti ad Arezzo fuori dal periodo canonico della primavera e dell'estate è una novità che secondo me porta bene, perché poi chi viene ad Arezzo per apprezzare magari i mercatini della Piazza Vasari ci ritorna, perché la città comunque merita non soltanto per quello ma anche per tutto il suo contorno. Devo dire che è stato un fine settimana particolarmente affollato ovunque, io ero a Milano per l'European Culture Forum e francamente non sono riuscito a entrare in galleria a Milano tradizionalmente per fare gli auguri di Natale, perché c'era talmente tanta gente che non si riusciva a entrare in galleria. Ma questo è un classico, cioè ormai i fine settimana lunghi sono diventati nella tradizione turistica italiana, cioè le vacanze lunghe ormai non le fa più nessuno, si fanno tante vacanze corte e si cerca di girare il più possibile il nostro bel paese. E Arezzo sta entrando, secondo me un po' di prepotenza, nel novero delle città oggetto di turismo. Ecco, sì, io sai che spesso e volentieri raccolgo le voci della gente, no? Le voci della città, e quindi ecco, non c'è, diciamo, in alcune parti questa contentezza, e cioè vale a dire perché molti lamentano che si è concentrato troppo, diciamo, verso la Piazza Grande, verso l'alto, e magari ci siamo dimenticati di zone tipo, per dire, Piazza Sant'Agostino, ci siamo dimenticati un po', ecco, della bassa città, e poi diciamo che le periferie, soprattutto quelle strade commerciali che erano sempre state le strade, diciamo, che erano le strade che portavano poi in centro, nel centro commerciale, ecco, che sono state un po' dimenticate. Quindi ecco, la raccomandazione è quella, che appunto di vedere che nei prossimi appuntamenti futuri ci siano, ecco, anche queste parti. Voglio sentire anche Mario, così facciamo una risposta unica. Ma io credo che nel turismo questa provincia abbia un'arma fondamentale per poter superare le difficoltà economiche, perché noi facciamo un terzo dei turisti delle presenze di Siena e quindi possiamo solo crescere. Credo che, certo, se operiamo con coerenza e con impegno, significherebbe occupazione. L'iniziativa, la città del Natale nella città di Arezzo, portano persone, ma io ho letto le parole del sindaco quando dice che bisogna uscire un po' dal mangiare e andare verso iniziative di carattere culturale, ecco, quelle possono fare ancora di più rispetto a quello che si sta facendo oggi, perché comunque portano un turismo di qualità, colto, che spende a mio giudizio
e soprattutto insomma in qualche maniera poi c'è un ritorno anche per le attività commerciali, insomma, quindi il turismo diciamo, meno porchettaro, diciamo che questo è un passaggio ma credo che dovremmo arrivare verso quell'obiettivo e passi in avanti se ne stanno facendo, questo senza dubbio. Allora, ecco. Allora è evidente che la manifestazione che ha uno sfondo di tipo alimentare fa da attrattore rispetto ad altri. Da detonatore rispetto a una massa molto più grande, molto più importante, molto più qualificata, che è quella dell'offerta culturale. Io credo che ci si deve arrivare per gradi, no? Cioè oggi l'offerta è forse più spostata verso la parte alimentare, meno su quella turistica, va progressivamente corretta verso uno spostamento su quella culturale. Va anche detto però che i nostri concittadini, al di là dei turisti, gradiscono molto le iniziative che hanno a che fare con il cibo. Prima si citavano i mercatini, diciamo l'offerta alimentare di cucina che viene da altrove, no? Hanno un successo anche quelli incredibile. Evidentemente la nostra cultura legata alla campagna ci mette in condizione di apprezzare forse più di altri l'offerta di pietanze che non sono soltanto quelle autoctone locali, però sono d'accordo sul fatto che vada spostato un pochino più sulla parte culturale, l'ho anche detto, sono stato travisato perché la parola meno porchetta, più eventi culturali non l'ho usata, infatti ho chiesto a Sergio Rossi una smentita, lui è ha detto no, non ce l'ho con la porchetta, per l'amor di Dio, è un cibo dei nostri, quindi massimo rispetto, mi piace anche, quindi figuriamoci se ho usato in questa occasione questa parola, però non voglio far polemica. La seconda cosa che ricordava Franchini sulla questione del fare eventi anche altrove, sono d'accordo, anche lì bisogna oltretutto, se riusciamo a essere attrattivi anche nella parte bassa, diminuiamo la pressione sulla parte alta, perché c'è stato un momento anche nel fine settimana scorso, sì, anche nel in cui primo c'è weekend. Stato veramente un grande strizzamento di persone, con buona pace del prefetto che non ha sbraitato più di tanto, avrebbe potuto farlo perché ci sono stati dei momenti veramente non critici, ma insomma di tensione per l'effettiva grande anche presenza. Anche perché c'era stato tutte quelle misure di sicurezza, no? Quindi per la faremo anche questo, ci spostiamo anche un po' verso il basso. Perché la cucina poi alla fine coloro che vengono sono spesso anche non di troppo lontano, insomma, no? sono della provincia, quindi ecco, magari se si sposta sul livello più elevato e vengono allora, anche da lontano. Allora, voi come lontano. La vedete? No, siamo anche noi convinti che lo sviluppo turistico della città sia fondamentale per dare un'altra fonte di reddito, ingresso di risorse per tutti. Credo però che in un anno in cui l'Italia in molte città turistiche, alcune località turistiche ha fatto più 16%, più 20%, perché questi sono i dati 2017, non so se questa città ha fatto 16 più o 20% più. Quindi credo che dobbiamo continuare a far crescere e investire in questo settore. So che l'assessore ora metterà in campo nuove soluzioni. Quindi vuol dire che insomma, dopo 2 anni e mezzo di mandato qualche risultato si è ottenuto, ma non è contento di quello che ha ottenuto. E anche noi, d'altra parte, il nostro ruolo anche, no, di opposizione è di spingere l'amministrazione nell'interesse della città che investa più risorse in questo settore, perché i numeri ancora secondo me sono bassi. In realtà ora si è colto solo questo afflusso in questo periodo di dicembre, però insomma in estate ci sono stati mesi anche di riduzione rispetto all'anno precedente. Quindi è un lavoro da fare, ancora la città nel campo turistico non ha avuto una svolta. Ecco, Rizzo in Comune, tra l'altro con Francesco Comizia aveva sollevato anche un problema, diciamo, una questione relativamente proprio al turismo e a questa fondazione, no, che se ne dovrebbe occupare. Ma sì, dunque, certamente viviamo un momento a livello nazionale favorevole per le potenzialità turistiche dell'Italia, vuoi ovviamente il contesto internazionale, vuoi che i periodi sono più brevi, quindi c'è effettivamente comunque una crescita notevole in tutta Italia, questo la nostra città ha tutte le caratteristiche per agganciarsi ovviamente a questa
potenzialità turistica, perché piace, la nostra città è bella, e ovviamente il recupero che è stato fatto anche di importanti spazi pubblici, io mi riferisco chiaramente alla Fortezza, al Palazzo di Fraternita in particolare, che rappresentano di per sé una novità che prima per anni non c'è stata, insomma, e sono degli elementi da valorizzare fortemente. E credo che appunto l'amministrazione avrebbe potuto fare di più da questo punto di vista, perché è un po' deprimente andare, a parte ora il periodo natalizio che è un momento di svago, però durante andare in Fortezza e non vedere niente di pannelli informativi che spiega qualcosa su quella, sulla storia, sull'identità, su quello che rappresenta, cioè si può fare veramente anche utilizzando mezzi multimediali, cioè, si può fare appunto, così come anche rispetto al Museo dell'Oro che è stato aperto, è un po' deprimente, non c'è questa valorizzazione turistica. Ora però da qui a dire, quindi è un po', ecco, un fallimento rispetto a questa, chiaramente c'è da lavorarci, e quindi mi auguro che l'impegno su questo versante continui. La soluzione, noi come Arezzo Comune abbiamo detto, chiaramente Romizzi l'ha già detto, non è la creazione di due enti esterni, quali sono le fondazioni a cui affidare tutta l'attività culturale del Comune o a cui affidare le attività turistiche del Comune. Sono due attività istituzionali che francamente si va a creare due nuovi enti con presidenti, consigli di amministrazione, sindaci e revisori, cioè mi sembra quasi il constatare il fallimento dell'attività diretta dell'amministrazione. Ci sono altri modi, voglio dire, per mettere insieme, collegare a questa operazione di promozione turistica i soggetti privati, siano essi sponsor finanziari, siano ovviamente esperienze professionali, insomma, non quella di creare questi due nuovi enti, che sono veramente un salto nel buio, perché, ripeto, è come cedere un ramo d'attività dell'amministrazione ad un altro ente, non solo le attività, ma anche tutti, dare in gestione tutti i beni. Sentiamo. Francamente concepisco le fondazioni di scopo, ma questa operazione di questa natura è veramente un azzardo e può essere quasi pericoloso anche dal punto di vista economico e finanziario. Allora, deprimente la città che abbiamo visto nello scorso fine settimana, salto nel buio la creazione di due fondazioni di cui una esiste già, trasferimento a un soggetto terzo dell'attività che dovrebbe fare il Comune. Allora, sono tre affermazioni che si spiegano da sole, quindi io non sto a commentare quello che dice Franco Dringoli, dico soltanto, spiego, forse questo è più utile, che la Fondazione Turismo è un soggetto nuovo che svolge quella funzione turistica che per delega è arrivata al Comune recentemente, dopo la chiusura della delega provinciale al turismo, trasferita in Regione e dalla Regione ripassata al Comune capoluogo. Per quello che riguarda la cultura, nulla di nuovo, nel senso che la Fondazione Guido d'Arezzo esisteva, esiste, esisterà. Non viene cambiato nemmeno lo statuto, nel senso che lo statuto già prevede adesso, per quello che riguarda lo svolgimento di attività culturali, non soltanto la musica, in particolare la polifonia come è stata per anni, ma già l'assessore alla cultura che mi ha preceduto aveva pensato di affidare alla Fondazione Guido d'Arezzo anche altri scopi di tipo culturale più a vasto spettro. Infatti sulla mission della Fondazione non c'è da cambiare nulla, rimane com'è. Da sottolineare poi che l'unico socio della Fondazione a termini di regolamento è il Comune di Arezzo, quindi il Comune di Arezzo trasferisce a una Fondazione, ente di diritto pubblico, di cui è l'unico socio, quindi non mi pare che il salto nel buio che viene preconizzato. Ci sarà un costo in più però per pagare, diciamo, i... Assolutamente no, perché il Consiglio di Amministrazione è inteso, svolto in forma gratuita, quindi non siamo abituati a fare prebende o a trovare da mangiare a soggetti che si presentano alla soglia della politica in maniera del tutto improvvisata, lo si fa con i professionisti del settore. Non è vero che verrà ceduto tutte le attività culturali del Comune d'Arezzo? Sì, è vero che c'è una fondazione già esistente, la Fondazione Guido d'Arezzo, che svolge un certo tipo di attività, quindi è una fondazione di fatto di scopo. Del Comune. Che, sì, è vero che verrà ceduto a tutte le attività culturali del Comune, tutti dati in gestione tutti gli spazi, cioè francamente creando, è vero, no, che anche il personale del Comune viene passato alla Fondazione? Cioè,
Francamente pare un'operazione azzardata, voglio dire. È come il fallimento della politica culturale del comune. Torno a ripetere, sì. No, perché sennò rimane nell'aria questa sciocchezza che ha appena detto Dringoli. Torno a ripetere che la fondazione esiste, l'unico socio è il comune e c'è un trasferimento di attività. Centreranno i privati? Centreranno se contribuiranno con i soldi, ma il socio fondante di questo è il comune di Arezzo, quindi rimangono in mano del comune di Arezzo. Io voglio leggere la fondazione riferita al turismo come una ricreare la PT che tutti noi rimpiangiamo, perché comunque era un momento nel quale insomma si faceva politica turistica. Oggi, e poi naturalmente questo non è negli auspici, credo, bisognerà poi vedere le azioni. Un soggetto, però io questo credo che tutti dobbiamo riflettere, un soggetto che opera sul turismo con professionalità occorre individuarlo, poi naturalmente non deve confrontarsi con i soggetti che vi operano, deve spendere bene le risorse che gli sono affidate, che saranno quelle della tassa di soggiorno, risorse importanti, è un'occasione straordinaria di crescere, vanno gestite molto bene, gli operatori si aspettano che vengano utilizzate per il turismo e non per altre cose. Siamo in chiusura e velocemente che devi chiedere. Sì, no, io siamo chiaramente sotto le feste di Natale e quindi ecco, c'è tanta gente che purtroppo non lo vivrà perfettamente, diciamo, magari le più bisognose, quindi ecco, io vorrei che da parte di noi tutti si facesse un augurio, diciamo, per il futuro, anche per queste persone, diciamo, che hanno più necessità di quelle che possono di più, e quindi ecco, al di là di ringraziare quelle istituzioni, diciamo, che si danno da fare per cercare di fare tipo la Caritas o altri, per dire che danno da fare, ecco, però l'impegno, ecco, perché tutti noi, quindi compreso sia la maggioranza e la minoranza, che si guardi anche a questo mondo, ecco, lo vorrei sentire anche da voi, insomma, ecco. Siamo in chiusura, però velocissimamente. Sì, non c'è dubbio che hai toccato un punto importante. Quindi è Natale per tutti e credo che l'amministrazione debba fare non soltanto gli auguri, ma adoperarsi anche perché questo Natale sia tale per tutti e con questo cercare di coinvolgere, ad esempio, nella festa di piazza che faremo completamente gratuita, chi non potrà permettersi il cenone, ma verrà a farsi gli auguri di fine anno, dove ci sarà anche il sindaco che farà gli auguri a tutti gli aretini, anche a quelli che non si possono permettere di meglio. Non so, la città di Arezzo ha solide basi e tradizioni di solidarietà, quindi da questo punto di vista credo che tutti possano trovare in questa città una risposta ai loro bisogni quando sono in difficoltà. Però io voglio sperare che il 2018 sia un anno in cui sia a livello internazionale, nazionale e anche la nostra città possa essere una città, diciamo un anno in cui ci siano più risorse per tutti e che quindi in qualche modo quelle persone in difficoltà siano minori di quelle che ci sono oggi. Bene, non so, penso che possiamo. Senz'altro un ringraziamento a tutte le associazioni che operano appunto nel volontariato e che sono in prima linea nell'aiutare le persone in difficoltà e che hanno le persone che appunto non solo per mangiare ma anche per dormire, quindi si adoperano in questo senso. Il Comune mi auguro che metta più risorse, non meno, come mi sembra che stia venendo fuori, rispetto al settore di carattere sociale, le situazioni di disagio e di bisogno, quindi ecco perché le povertà appunto sono in aumento, quindi l'ente locale deve essere a supporto di tutti quanti si adoperano in questa direzione. L'ultimissima cosa è anche una battuta che ha fatto il presidente dell'Arezzo Matteoni, ha detto che allo stadio bisogna buttarci una bomba atomica. Sì, vabbè, lui è un po' eccessivo. Ma diciamo. È una cosa campata in aria il fatto che diciamo si possa pensare a rifarlo. Io l'ho già detto, ma non soltanto a Matteoni, l'ho detto anche in precedenza, cioè i progetti di sviluppo della sede del calcio aretino devono necessariamente seguire e non precedere quelle della società, cioè vediamo la società come si comporta, quello che fa, come intende strutturarsi, che programma fa e poi parliamo di ammodernamento dello stadio se non addirittura di rifacimento. So che il Presidente è molto sensibile a questo argomento, credo che ci voglia anche investire delle risorse, quindi mi aspetto di avere un quadro complessivo
prevalentemente sportivo e poi anche imprenditoriale, che consenta di utilizzare gli spazi che il Comune ha messo a disposizione in maniera opportuna e corretta. Grazie al sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli, grazie a Luciano Galli, a Franco Dringoli, a Mario Caglini e a Piero Franchini. Alla prossima settimana.